Alle favole di Fedro manca solo questa storia del dottor Cedro Franco, cui tramando la memoria. Quasi calvo, con gli occhiali, basso e tozzo al punto giusto, saliva le scale della stazione, biglietto treno e via al lavoro. Ma al baretto del cinese c'era tanta troppa gente e la nonna inizio coda non capiva proprio niente. Sbuffando nell'affanno, il Franco nostro scorse un ricordo, morto da 30 anni, che arrancava pimpante. Un po' storto. I lineamenti dell'antica amante, suo unico rapporto, vivevano nella vecchia che non riusciva a pagare il conto. Certo, il dottor Cedro non era uomo dalle lunghe attese, quando così basse erano le pretese. La contrazione in secondi di intere ore, notti, ere, lo travolgeva solo nel gioco degli scacchi. Matti, scemi o solo sciocchi, quando su Masterchess seguiva le partite dei suoi cocchi. Ma eccolo infine davanti al cinese che, plego, gli disse cortese, e però minchia cincischiava, l'unico mandorlato lento proprio a lui, che già non li tollerava, e con il treno che arrivava, dimmi perché, io qui con te devo buttare il mio tempo, ascoltami, tu credi che così sia ok? Preso il biglio via il binario, questa vita da ferrovia, chi vuol essere triste sia, merda di monotonia. Ma mentre il treno già rallenta e stride, fischi e suona, atroce piccola tragedia, l'obliteratrice non funziona. Corri Cedro, usa l'altra, che il tempo non perdona, ma ti rintocca in testa un mantra. Se avessi detto, se avessi fatto. I movimenti sono lenti, il biglietto ti cade, nemmeno ti chini. Il treno riparte. Cedro è di pietra. Nella rabbia e nella fretta aveva pronunciato ciò con cui la maledetta lo aveva abbandonato. Ascoltami, tu credi che sia ok così? Dimmi perché dovrei buttare il mio tempo via con te.